La vita avventurosa è piena di aneddoti, della prima donna entomologa, la Lady Vittoriana inglese Margaret Fountain, che attraversò tutto il mondo andando a caccia di farfalle. La vita artistica è l'impegno, irriducibile e assoluto, contro l'apartheid, della grandissima e indimenticabile Miriam Makeba. Figure di donne ispirate a storie vere che nelle moderne odissee delle migrazioni declinano tutti i temi della maternità, dal dolore alla speranza. Sono i radiofari della Maratona Teatrale, al Duse del Teatro Stabile di Genova, della Compagnia del Suc, dal 19 al 30 aprile. Multiculturale e musicale, la Maratona fra diritti, libertà e impegno civile delle donne celebra anche i valori della resistenza che lottò contro il nazifascismo sino alla liberazione del 25 aprile, con un reading in memoria di Tina Anselmi, prima donna ministro della Repubblica e staffetta partigiana. Ma ora andiamo a raccontare con Carla Perolero, durante le prove degli spettacoli, tutte le tappe di questa maratona. Carla Perolero, oppure potremmo dire Margaret Fountain, la prima entomologa inglese, perché il primo spettacolo della maratona del Suc fino al 30 aprile parla proprio di lei. Direi di sì, e non a caso abbiamo voluto partire con lei, anche perché è una donna straordinaria che ha vissuto veramente anche lei la sua vita come una maratona, perché è nata nel 1862, quindi in epoca vittoriana, è morta con il rettino in mano a 79 anni, avendo viaggiato in tutto il mondo. Con questa strategia di vita, cioè la caccia delle farfalle, per lei era un po' in qualche modo un mestiere da, come dice lei, da esibire agli occhi del mondo, e anche a sua madre, che naturalmente non gradiva molto che lei girasse così zitella, cioè a quei tempi, da esibire agli occhi del mondo per giustificare la sua sete di conoscenza. È chiaro che poi questa passione, questo hobby diventa un riconoscimento, la chiamano a tutte le accademie del mondo, insomma, e quindi lascia anche a Norwich una quantità enorme di esemplari di farfalle, di diari, da cui abbiamo raccolto, diciamo, le avventure principali. Le avventure della prima entomologa al mondo sono accompagnate sul palco dalle note dei musicisti dell'orchestra Bailam, dall'inesauribile repertorio etnico e capaci di suonare praticamente ogni tipo di strumento. Naturalmente non si poteva non incontrare l'orchestra Bailam, e quindi attraversiamo i continenti con queste cartoline sonore che credo piacciono tantissimo ai ragazzi, e questo mi sembra molto importante in questo momento in cui bisogna che i giovani vadano a teatro tanto. Storie di donne, storie che attraversano i continenti, Miriam Makeba, Mamma Africa. Dall'Ottocento, 800-900, passiamo al pieno Novecento, il tema dell'apartheid, del razzismo. Lei è stata una grande donna che ha lottato contro l'apartheid. Se pensiamo che è stata esiliata e che è riuscita a tornare a votare in Sudafrica solo quando Nelson Mandela è stato liberato, lei aveva 62 anni e finalmente le hanno dato il visto, non il passaporto, cioè lei era comunque considerata un ospite. Ma che bel ricordo, ricordate in scena da delle ottime cantanti come Mariangela Bettanini, Esmeralda Sciascia, Laura Parodi, che sostituisce la indimenticata e insostituibile Roberta Aloisio. Ma come dire, lo spettacolo va avanti, e va avanti anche con un omaggio, quindi non solo a Makeba ma a Roberta, che con noi ha pensato la maratona: Fabio Vernizzi, Marco Fossati, la regia anche lì è di Enrico Campanatti, insomma è una bella squadra. Il ricordo della discriminazione, che poi sono diventati diritti nel Sudafrica, ci porta però a un altro tipo di flussi sempre dall'Africa. Le mamme clandestine, la maternità in tutte le sue declinazioni, compresa quella appunto delle migrazioni più dolorose, ma non solo, anche speranza. Sì, è proprio così, cioè volevamo chiudere con l'oggi, perché chiaramente queste madri clandestine, scritto da Emilia Marasco, racconta proprio in qualche modo alcune donne che capitano in questo centro di prima accoglienza. Sono donne che le vediamo e le conosciamo attraverso gli occhi e il racconto di Nunzia, questa infermiera volontaria, immaginiamo, a Lampedusa. Le storie però Emilia Marasco le ha tratte da storie vere,
E sono cinque donne e vengono raccontate con sempre anche qua l'intreccio musicale, e in scena ci sono con me Mirna Cassis, che arriva dalla Siria, Ado Jamen dalla Nigeria, poi Yukari Kobayashi, Giappone, e Tatiana Zakharova dalla Russia, e naturalmente capitanate da Laura Parodi. Cantano in genovese, il trallallero genovese, questo per dire che noi lavoriamo tantissimo sulle tradizioni. Quindi è una maratona, perché ci si muove con la mente, ci si muove coi piedi. Finisce per cullare la speranza di vita, questa bimba nata su un barcone, Sofia, che immaginiamo appunto debba passare un inverno, vogliamo che l'inverno sia caldo, e quindi insieme al coro multietnico cuciamo questa coperta simbolicamente, quindi chiudiamo la maratona con questa copertina per Sofia e diamo appuntamento a tutti al Souk Festival. Una maratona prima le donne e i bambini, una maratona anche per te, perché interpreti tutti i personaggi. Sì, però ecco, voglio chiarire che ora poi vedremo il pubblico cosa dice. Allora, sicuramente è una maratona. Per fortuna non sono solo in scena, non sono monologhi, sono tutti spettacoli collettivi, dove certamente, ad esempio, in Butterfly Margaret, però ad esempio in Mamma Africa direi che forse la parte musicale preponderante rispetto alla narrazione, e Madri Clandestine, Provare per Credere, c'è la parte musicale è fondamentale. Ai tre spettacoli, Butterfly Bazaar, Mamma Africa omaggio a Makeba e Madri Clandestine in scena al Duse, la Maratona Souk unisce l'incontro e reading dedicato a Tina Anselmi, Belle Ciao, Tina e le altre, nel foyer della Corte il 21 aprile alle 18. Le donne, i loro valori, le loro lotte, tra queste anche la resistenza, con il reading dedicato a Tina Anselmi. Ma sì, direi che con la famiglia Anselmi ormai abbiamo veramente un legame. Dall'anno scorso al festival abbiamo dedicato l'annullo filatelico a lei, le avevamo sentite perché volevamo festeggiare con Tina Anselmi il 25 marzo i suoi 90 anni con questo reading. Vista la morte di Tina Anselmi prima di marzo, abbiamo pensato di posticipare il reading, di farlo appunto a ridosso dei giorni della resistenza, perché lei è stata una staffetta partigiana col nome di Gabriella, 16 anni, quindi sono le giornate della memoria, una memoria importante che va comunicata ai giovani. La musica anche qui, Don Julio Fortunato e Laura Parodi, e le letture dei libri Storia di una passione politica e Belle Ciao di Tina Anselmi, di Anna Vinci e con Donatella Alfonso. Insomma.